visto le ultime partite del Crotone, sono in un buon momento di condizione, sono ancora attaccati alla speranza di raggiungere un risultato straordinario. È una squadra che non ha mollato niente, forse è l'unica di quelle lì sotto che non ha mai mollato niente. Quindi se proviamo a metterci nei panni del Crotone, non si scappa dalla concretezza di questa partita, cioè il Crotone deve venire a giocare a Genova per vincere. Le percentuali di salvezza sono legate ad una eventuale vittoria. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo aspettarci un avversario che verrà qui a giocarsi la partita della vita, della speranza, per poter ancora rimanere in questa categoria. Nicola ha detto che è stata forse la miglior settimana da quando allena il Crotone. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per far sì che ci si debba aspettare un avversario super motivato, super concentrato, quindi con motivazioni altissime. E la Samp che parte fa? Già noi abbiamo perso l'ultima partita male, perché l'abbiamo giocata al di sotto delle nostre possibilità. L'avessimo giocata su quello che è stato lo standard delle ultime partite, non l'avremmo sicuramente persa. E la Samp deve rispettare la propria professionalità, deve rispettare i 20.000, 18, 19, 20.000 abbonati, deve rispettare i non abbonati che sono venuti sempre a vedere le partite, deve rispettare il club. E la Samp, sì, domani noi ci giochiamo una fetta di credibilità, ma io con questo non voglio dire vinciamo se siamo stati bravi, no, è l'atteggiamento e la mentalità che fa la differenza. Poi le idee di gioco, il modello di gioco del Crotone sul quale noi comunque ci siamo allenati ampiamente in questa settimana sono completamente diverse rispetto alle ultime squadre che abbiamo incontrato, quindi bisognerà resettare quello che è stata la tipologia delle partite che abbiamo giocato, le ultime, compresa Sassuolo, una dietro l'altra. Bisognerà resettare quel tipo di modo di giocare e pensare ad un altro. Quindi abbiamo una duplice difficoltà nella partita di domani, di interpretazione chiaramente. Non ho dubbi sulla mia squadra nel momento in cui affronta la partita con forti motivazioni, con forte attenzione. Non ho dubbi, nel senso che la Samp si è sempre giocata bene le partite. Ne abbiamo sbagliata una, dal mio punto di vista. Sbagliata significa vuota di contenuti, che è stata quella di Palermo. Tutte le altre, tra male e bene, contenuti ci sono stati. Quindi partita tosta, difficile e cattiva, dove loro si giocano la salvezza e noi ci giochiamo il rispetto anche degli altri, di noi stessi e il rispetto degli altri. Quindi per me è una partita che ci darà risposte ancora migliori su quello che è il nostro spessore, su quello che noi siamo. Domani la nostra motivazione qual è? È quella di migliorarci sicuramente, ma è quella di renderci credibili. Noi ci giochiamo, no, la nostra credibilità. Fino ad oggi la squadra ha fatto non bene, secondo me benissimo. Siamo andati anche oltre quelle che erano le nostre possibilità, ma questo ha permesso alla squadra di guadagnarsi la sua credibilità davanti al nostro pubblico, al nostro ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la squadra non deve disperdere quel credito che si è guadagnato in 8-9 mesi di rotture di coglioni in mezzo al campo.